Mi chiamo Mauro Cartelli, sono un artigiano, la mia è una ditta individuale che nasce come ditta artigiana nel 1996, ma che vede le origini, diciamo, della mia professione nell'82, dove ho iniziato come apprendista in una ditta di imbiancature e verniciature nella zona di Erba. Dopo pochi anni ho cominciato ad appassionare alla decorazione e grazie a un piccolo intervento di integrazione e restauro di una chiesa a Erba, il mio titolare mi pagò il corso di decorazione presso la Castellini di Como e lì, dopo aver frequentato alcuni anni, ho avuto modo di conoscere diversi imprenditori, imbianchini, decoratori del Comasco, che tra l'altro è una delle regioni, delle zone d'Italia più ricche di questi bravi artigiani. Ho potuto poi entrare nell'ambiente e nei cantieri per imparare, per rubare quello che è il mestiere di imbianchino, pittore, decoratore. Il mercato oggi è sicuramente molto cambiato da allora, nel senso che le tecniche, i materiali, gli ambienti in cui si opera sono sicuramente diversi, ma è fondamentale conoscere tutte le tecniche da cui partono la decorazione e la tinteggiatura, perché la conoscenza dei fondi, delle problematiche che possono sorgere sui cantieri è fondamentale per ottenere poi un risultato che faccia la differenza, che dia quel know-how al professionista che poi lo faccia ricordare nel tempo, perché sono convinto che la pubblicità migliore che un bravo artigiano, un bravo professionista si può fare è quella sul cantiere. Dicevo che è cambiato il mercato, perché? Perché fino a 20 anni fa il nuovo, cioè la costruzione dell'immobile nuovo, dava il grosso del lavoro durante l'anno e il privato la ristrutturazione andava a completare quello che era il lavoro annuale. Oggi è completamente ribaltata la situazione, cioè la ristrutturazione è diventato il grosso del lavoro e il nuovo diventa lo sporadico e si trova di tanto in tanto. Questo che cosa comporta? Comporta che il professionista non parte più sempre e necessariamente da un fondo nuovo, su cui è semplice, si parte con l'aggrappante o l'isolante e si fa tinteggiare. Si deve conoscere e subentrare in situazioni, in fattispecie, che sono già reali, già presenti, e devi sapere come intervenire per avere un buon risultato. Sono associato da decenni oramai e la scelta è stata, secondo me, fondamentale, perché prima di tutto mi dà anche questa scelta, mi dà la possibilità di contattare, di collaborare, di conoscere nuovi artigiani, perché come ditta individuale spesso e volentieri ho la necessità di collaborare con altri artigiani, ma soprattutto mi dà, grazie alle convenzioni che mi permettono di avere una svariata quantità di fornitori a prezzi anche scontati, la possibilità di partecipare a corsi dove, attraverso i quali le aziende che producono nuovi materiali vengono e ce le dimostrano, lezioni teoriche e pratiche, e poi soprattutto perché grazie agli artigiani io spesso e volentieri, quando ho bisogno di attrezzature, di macchinari, di qualsiasi tipo di attrezzo utile a noleggio o anche per acquistarlo, posso chiedere consiglio e confrontarmi direttamente e con chi lo utilizza già e con chi lo vende e lo promuove. Una cosa importante che, per esempio, la Confartigianato mi dà tutti gli anni è il listino prezzi, che può essere sia cartaceo sia via mail, telematico. Un'altra cosa importantissima attraverso il Confartigianato è la partecipazione diretta, cioè poter io stesso intervenire, magari rendere partecipi delle mie conoscenze, delle mie esperienze attraverso lezioni a giovani bianchini o decoratori e fare delle mattine, dei pomeriggi, delle sere istruttive, teorico-pratiche. Un'altra peculiarità che ti riesce a garantire essere iscritto alla Confartigianato è poter partecipare ai corsi durante il periodo in cui noi col lavoro, magari vuoi perché cala un pochino durante il periodo invernale, autunnale, vuoi perché le ore di luce che ti permettono di lavorare in cantiere vero e proprio si accorciano, diminuiscono, la sera riusciamo a partecipare a dei corsi e attraverso questi corsi garantirci un attestato, una qualifica di pittore qualificato che la Confartigianato poi si premura di rilasciare alla fine dei corsi, attraverso i quali dare un minimo di garanzia ai clienti che non vogliono chiamare persone che magari non sono certe di avere la professionalità adatta. Attraverso questi corsi noi riusciamo ad averla.